primi casi di coronavirus a Termoli con l'ospedale San Timoteo che è stato chiuso al pubblico, chiusi gli ambulatori, rimandate le visite specialistiche, chiusi anche tutti i reparti dove nemmeno i parenti possono accedere per le visite. Corridoi vuoti, atri deserti, una situazione surreale in ospedale dove i contatti anche tra gli stessi operatori sanitari sono ridotti al minimo. Dei pazienti finora risultati positivi, in due, moglie e marito rispettivamente medico e infermiere del San Timoteo, sono rientrati al lavoro lunedì scorso senza sintomi, di cui la decisione oggi dell'ASREM di isolare l'ospedale e di effettuare i tamponi a tutto il personale entrato in contatto con la coppia. Sono bloccati in ospedale da questa mattina senza possibilità di avere il cambio del turno medici e infermieri, alcuni avevano fatto anche la notte. Tra personale e pazienti sono circa 150 le persone letteralmente sotto sequestro, con un clima tra i reparti di forte nervosismo, oltre che di comprensibile stanchezza. Anche il pronto soccorso è stato chiuso, le emergenze vengono trasferite negli ospedali di Vasto, Lanciano e Chieti e già oggi ce ne sono state diverse, tra cui anche casi gravi di emorragia cerebrale. Ma quanto potrà durare? Al San Pio di Vasto, tra l'altro, già sono in affanno per i casi arrivati da Termoli. Il flusso è limitato, nel senso non ci crea problema assorbire in questo momento i pazienti del Basso Molise. Chiaramente la situazione, diciamo, lo gestiamo, diciamo, giusto per tranquillizzare qualcuno che adesso pensava, diciamo, non è un'emergenza. Con tutto, diciamo, lo staff dell'ASL che in qualche modo hanno lavorato stanotte per portare questi container a Vasto e oggi sono stati montati, sanificati, stiamo predisponendo la catenolistica, diciamo così, anche chi arriva e non sa quello che stiamo dicendo, diciamo, sa dove deve andare, per cui da domani esiste il pre-triage PEA. Noi abbiamo chiamato febbre e tosse, così diciamo in un italiano non burocratico, ognuno sa che dove deve andare, che sono montate sul piazzale a destra, giusto per capire che sono le forze dell'ordine, diciamo, per cui si entra dalla sbarra e si arriva lì, si staziona lì, verrà fatto, diciamo, c'è una sala attesa, c'è un container per le visite, diciamo, dove possono stagionare le persone che secondo una visita dello specialista infettivologo di malattie infettive, diciamo, potrebbe andare in malattie infettive o, diciamo, in una febbre non da virus o, diciamo, una tosse libera, come si vuol dire, perché uno è venuto senza giacca a Vasto come me, diciamo, si prende un bel colpo di vento e, diciamo, perché sono venuto, diciamo, all'improvviso e, diciamo, rischia una tosse, diciamo, che non c'entra niente con le cose. Chiaramente noi ci siamo posti il problema, per questo, diciamo, siamo qua, per questo c'è anche l'ufficio tecnico, di dover dare una soluzione più strutturale al tema, perché chiaramente un container non è un ambiente perfetto per fare l'attività sanitaria, per cui, diciamo, è stato montato in emergenza, ma vorremmo, diciamo, discutere con il comune e con, diciamo, tutti quelli che siamo qua, la possibilità di, come si vuol dire, ristrutturare e adeguare alle normative vigenti del pronto soccorso di Vasto.